Ciao a tutti da Rita e bentrovati sul mio canale YouTube Rita Chef Channel. Allora, oggi prepariamo un piatto che definirete voi. Può essere un antipasto come può essere un ottimo secondo, ok? Io ve lo propongo, vediamo insieme gli ingredienti. Abbiamo bisogno di cipolle perché il piatto in questione sarà cipolle ripiene in crosta di pasta sfoglia. Allora, io ho preparato tre cipolle qui. Vedremo che cosa ci faremo. Qui c'è dell'acqua, un mezzo bicchierino, non è pesata, però un mezzo bicchierino. Qui vedete, e lo apro insieme a voi, la apro insieme a voi questa piccola bowl, delle patatine che io ho appena lessato, ma le ho lessate alla mia maniera. Praticamente faccio una sorta di cottura al vapore, va bene? E la faccio al microonde perché io metto le mie patatine nella bowl, nello stesso sistema. Con lo stesso sistema andremo a cucinare anche a cuocere anche le cipolle. Praticamente evito di lessare sia la cipolla che la patata utilizzando appunto il microonde. Metto in una bowl la patata e ci metteremo dopo la cipolla. Aggiungo tanta così di acqua, quindi un mezzo bicchierino. Considerate un bicchierino piccolo da caffè e voi mettete nella metà, va bene? Coprite con carta, pellicola da microonde e con la punta di un coltello andate a forare, va bene? Mettete il microonde a una potenza di 750 watt, abbiamo già fatto questo metodo di cottura in altre preparazioni e date 5 minuti e mezzo di tempo, va bene? Il risultato che otterrete è questo, una patata perfettamente lessa, ok? Ma praticamente non inzuppata di acqua, quindi otteniamo lo stesso risultato come se avessimo lessato le patate intere con la buccia. Ok? Queste quindi sono già pronte. Sono tre patate medie. Abbiamo poi bisogno di olio, abbiamo bisogno di pepe, quanto basta, un pizzico di sale, dei capperi. Questi saranno una decina di capperi che io ho sminuzzato grossolanamente, vedete, molto grossolanamente. Del prezzemolo, anch'esso sminuzzato grossolanamente, 200 grammi di tonno sott'olio, mi raccomando, una qualità buona, questo è indispensabile, già sgocciolato, e un rotolo di pasta sfoglia. Ora, primo passaggio che dobbiamo fare, andiamo a cuocere le cipolle. Le patate, vi ho già detto che le ho lessate, vi faccio vedere che cosa dobbiamo fare con le cipolle. La cipolla è soltanto sbucciata e lavata, va bene? Noi dobbiamo andare a incidere i primi, arriviamo praticamente quasi al centro della cipolla, ma non completamente. Quindi facciamo un'incisione nel senso così della lunghezza della cipolla, va bene? E arriviamo quasi alla metà. Vedete la mia punta del coltello? Soltanto da un lato. Questo lo ripetiamo per tutte e tre le cipolle. In questo modo, questa. Poi vedremo il perché, eh? E anche questa. Ecco. A questo punto metto un pochino di acqua, copro con pellicola la bowl. Mi raccomando, una pellicola apposita per microonde. Con la punta del coltello vado a fare 4-5 fori e me lo porto al mio microonde, quindi 750 watt per 5 minuti, 5 minuti e mezzo, come abbiamo fatto per le patate. Sono pronte. Adesso facciamo molta attenzione quando togliamo la pellicola perché il vapore che c'è all'interno è tipo vulcano, brucia, eh? Quindi fate attenzione. Logicamente una cosa molto importante da dire è che se tra voi c'è chi non ama usare il microonde, questa operazione può farla tranquillamente lessando la cipolla per una ventina di minuti. Adesso questa cipolla si deve raffreddare, quindi io la vado a togliere da questa grande bollente e la vado
ad adagiare così su un piatto. Guardate un po' come si è aperta con la cottura. Io l'avevo solo incisa, vedete come si è aperta? Ecco, vado a metterla così perché adesso si raffredderà leggermente, va bene? E poi noi l'andremo a sfogliare, quindi la lasciamo intiepidire. Nel frattempo però noi cominciamo a preparare la farcia interna e quindi iniziamo, mi sposto le cose piano piano, iniziamo a schiacciare le patate, va bene? Noi a questo punto, una volta schiacciata così la patata con la forchetta, voi potete farlo pure con uno schiacciapatate, voi sapete che faccio sempre le cose molto molto manualmente, metto un pizzichino di sale, non abbondiamo perché comunque aggiungiamo i capperi. E i capperi, sapete, nonostante siano, diciamo, lavati, però comunque sono capperi, almeno così lo sto usando io, sono capperi in salamoia, quindi comunque danno sapidità al piatto. Vado ancora così a mantecare e poi sbriciolo per bene con la forchetta il tonno. Ma è già abbastanza sbriciolato e lo vado a versare all'interno. Chi di voi non volesse usare il tonno può utilizzare o del filetto di merluzzo, anche un baccalà ci sta benissimo con questo piatto, o addirittura, proprio per farlo molto molto leggero, può utilizzare anche un filetto di pesce persico, che è un pesce d'acqua dolce ma molto molto delicato. Quindi diciamo che io ho usato il tonno perché di solito il tonno ce l'hanno disponibile sempre tutti, no? Voglio dire, non c'è una dispensa in cui manchi qualche scatolina di tonno. Quindi, come vedete, questo è un piatto che praticamente per prepararlo gli ingredienti sono facilmente, facilmente reperibili sempre in casa. A questo punto, l'ultimo ingrediente, una macinatina di pepe, che però, voglio dire, se dovete darlo ai bambini, magari evitate di metterlo. E la nostra farcia è pronta. Ok, la farcia è pronta. Adesso prendo un piatto, mi avvicino così la cipolla e comincio a sfogliarla. Poi andrò a sciogliere, vedete com'è morbida? Le foglie esterne, la prima foglia la tolgo, ok? E poi andrò a scegliere quello che dovrà essere l'involucro, diciamo, della nostra farcia. Quindi faccio attenzione in questo modo, guardate, è ancora calda, dovrebbe essere più fredda, eh? Vedete? Questa poi io la richiuderò su se stessa e creerò dei cipollotti. Quindi vado ad aprire le cipolle gradualmente, foglia per foglia, le sfoglio praticamente. Diciamo che questa è la parte della lavorazione un pochino più monotona. Ecco, una cosa voglio farvi vedere. Quando sfogliamo i vari strati di cipolla, questa pellicina, la pellicina che proprio fa parte della cipolla stessa, togliamola, tra uno strato e l'altro. Ecco. E io ho ottenuto, diciamo, dalle mie tre cipolle tutte le foglie più esterne perché mi servono le foglie più capienti, quindi vedete mi rimangono tre cuori. Logicamente questi tre cuori non li butteremo, ci si può fare una frittata, ci si può fare un'ottima insalata anche, diciamo, leggermente agrodolce con una gocciolina di aceto balsamico, quindi voglio dire va recuperata in altri modi, va bene? Ora noi dobbiamo avvicinarci la farcia, mettere su un, aspettate, faccio così perché almeno potete vedere meglio, mettere sul tagliere diciamo sul piano d'appoggio le nostre cipolle e poi andiamo con, aspettate perché c'ho, ecco, andiamo a prendere così con un cucchiaiotto una quantità media, diciamo così, di cipolla e andiamo a metterla in questo modo, di cipolla, scusate, di farcia, e andiamo a metterla all'interno della cipolla e poi la chiudiamo su se stesso. Quindi noi, vedete, abbiamo ridato la forma praticamente di un cipollotto medio. Faccio ancora un'altra e poi dopo io proseguo una per una. Logicamente la quantità della farcia,
dovrà variare in base alla grandezza della foglia che stiamo a riempire, perché se la foglia è piccolina mettiamo un cucchiaiotto medio, se magari la foglia esterna, ecco tipo questa, vedete, magari è più grande, allora di farcia qui ce ne mettiamo un pochino di più, ma tanto è molto semplice metterla, vedete, in questo modo. Riuscite a vederlo? Ecco, e poi la rotolate su se stesso, così, richiudendo praticamente la cipolla in questo modo. Io adesso me le vado a preparare tutte e poi le avvolgeremo nella pasta sfoglia. Ecco, allora diciamo che adesso basta, poi dopo magari qualche altra la faccio in un secondo momento. Vedete? Praticamente abbiamo ricreato proprio dei veri e propri cipollotti. Adesso è il momento della pasta sfoglia, quindi vado a tagliare delle strisce nel senso della lunghezza in base alla larghezza del mio cipollotto, per cui diciamo che io lo devo mettere nella parte centrale, quindi se, diciamo che faccio più o meno la metà, va bene? Diciamo 5 centimetri, ok? Prendo una striscia di pasta sfoglia e la vado comunque a dividere in due, perché metterò il cipollotto così e andrò a, vedete, a chiudere il cipollotto all'interno della pasta sfoglia. Quindi faccio questo lavoro per tutti e poi li metteremo in una teglia. La pasta sfoglia la arrotoliamo soltanto nella parte centrale, della cipolla, che è diventato un cipollotto, perché le due estremità si devono vedere. Allora, diciamo che queste me le metto qui da una parte e questa la finisco di adagiare nella teglia, poi io finirò la cottura in un altro momento e la preparazione in un altro momento. Questo per la videoricetta è più che sufficiente. Vado a battere un uovo velocemente e vado a spennellare tutte le mie cipolle con questo uovo prima di passare in forno. Ok, ora passiamo l'uovo su tutte, sulla superficie di tutte diciamo, le strisce di pasta sfoglia. L'uovo darà praticamente proprio l'effetto della doratura, no? Quindi sarà molto più scenografico. Queste cipolle stanno bene anche su un buffet. Ok, allora io il forno l'ho preriscaldato a 190 gradi, è impostato a 190 gradi. Gli do 20 minuti massimo di cottura, però mi raccomando, controlliamole perché gli ingredienti sono tutti cotti. Va bene? Per cui quando vediamo che la pasta sfoglia è bella dorata, allora è il momento di toglierle dal forno. Ecco che suona il timer. Guardate un po', vedete? Le nostre cipolle in crosta sono pronte. Adesso gli diamo 5-6 minuti che si diciamo stiepidiscono leggermente e prepariamo il piatto. Ecco qui, guardate un po', sono belline, ma soprattutto sono molto molto gradevoli. Poi la cipolla a chi piace fa veramente molto bene, ha veramente tante tante proprietà. Bene, anche per oggi è tutto, io spero che questo piatto vi piacerà e spero che me lo dimostrerete con i commenti e con i like. Io vi do appuntamento alla mia prossima videoricetta e vi invito ulteriormente ad iscrivervi al mio canale. Ciao a tutti da Rita!